uno dei luoghi più frequentati qui a Firenze, Piazza del Duomo. Alle nostre spalle quella che viene definita la Porta d'Oro, questa è una copia. Delle formelle originali, quattro sono già state restaurate, si trovano presso il Museo dell'Opera del Duomo e le altre invece sono in restauro. La porta fu realizzata dal Ghiberti e Michelangelo definì quest'angolo di Firenze le porte del paradiso. Piazza del Duomo recentemente è stata restituita ai cittadini, ai turisti. Prima, pensate, ogni giorno passavano da qui circa 2200 mezzi, per cui anche i mezzi pubblici sono stati allontanati, passano soltanto i veicoli per l'emergenza e oggi effettivamente è bello passeggiare, godersi questo scenario che è unico al mondo. Noi siamo pronti a raggiungere la prima destinazione del nostro viaggio a Firenze. Vediamo invece quali sono le... Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ha amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Ed ora vi proponiamo un itinerario che attraverserà il cuore di Firenze alla ricerca di alcune piccole curiosità che a volte sfuggono agli stessi fiorentini. Cominciamo il nostro giro dal Duomo. Su questa facciata, in prossimità più o meno, ci saranno 20 metri, con via Ricasoli e Piazza Duomo, c'è la testa di bue. Questa testa di bue, secondo alcuni, rappresenta un omaggio che Brunelleschi e tutta la sua equipe hanno voluto tributare a questi animali, perché i buoi hanno trasportato con fatica i materiali per la realizzazione del Duomo, quindi della sua cupola. E con l'asse che aveva fatto, l'asse inclinato che aveva fatto realizzare Brunelleschi, si inerpicavano, arrivavano fino in alto. Un'altra teoria, e su questa sembra che ci sia proprio una documentazione scritta, per cui potrebbe essere un fatto realmente accaduto, di fronte al Duomo abitava il fornaio con la sua moglie e uno dei carpentieri di Brunelleschi dalla impalcatura ogni tanto sbirciava nella casa, faceva dei sorrisetti, insomma è nata una tresca. Questa tresca è stata scoperta dal fornaio, i due vengono denunciati al tribunale ecclesiastico, la vicenda finisce lì, ma il carpentiere come vendetta piazza proprio lì di fronte un bue con tanto di corna, in maniera che il fornaio, affacciandosi, si trovava proprio di fronte questo bue con le corna, quasi a ricordargli il suo stato coniugale e sociale. Sul frequentatissimo Ponte Vecchio un orologio, un antico orologio, una meridiana. C'è una colonnina molto elegante che sostiene questa mezzaluna dalla quale spunta un ago che con l'ombra segna le ore. Se ci fate attenzione c'è una lucertolina. Secondo la tradizione porta fortuna passare sotto. A Piazza della Signoria, a Palazzo Vecchio, c'è un'opera molto importante, si chiama La Testa di Michelangelo. Questa testina è legata a uno scocciatore che ogni giorno che incontrava Michelangelo, che passava da qui quasi tutti i giorni e più volte
al giorno lo importunava raccontandogli di tutto e di più. Un giorno Michelangelo si era proprio stancato e allora mentre parlava, cercava di essere educato e di essere paziente con questo scocciatore, con le mani dietro la schiena ha cominciato a scolpire quella testa, cioè che praticamente raffigura il personaggio, cioè lo scocciatore. E sempre qui a Palazzo Vecchio, nel suo interno, nella sala intitolata a Saturno, un dipinto molto importante, una Natività. E in questa Natività si vede, si intravede un disco ovale all'orizzonte. Secondo alcuni ufologi americani, questa tela rappresenterebbe uno dei primi documenti dell'umanità, della storia dell'umanità, che attesterebbe l'esistenza di extraterrestri. A te, Maria Teresa. Firenze è una delle città più turistiche al mondo. Vediamo subito con il questore quali iniziative per la sicurezza, per la tutela dei turisti, non solo stranieri, anche italiani. Ma la Questura di Firenze ha messo in piedi una serie di iniziative, tutte finalizzate ad offrire ai cittadini, agli operatori economici, ai turisti, il diritto di essere sicuri a Firenze e anche quello di sentirsi sicuri a Firenze. Quindi lo straniero che va in un negozio per chiedere come fare per raggiungere un ufficio di polizia per fare una denuncia non riceve l'indicazione, ma è l'operatore che può chiamare direttamente il 113 e consentire allo straniero di vedersi arrivare la polizia per risolvere il suo problema. Ma di iniziative ce ne sono tante. Per esempio, ce n'era una curiosa per i tifosi. Sì, diciamo che in occasione di tutte le competizioni internazionali che si sono tenute a Firenze è stata organizzata una fan zone. Questa accoglienza si è portata oltre perché sono stati offerti ai tifosi una serie di servizi, dalle navette gratis per visitare il centro della città a un servizio di ristoro con l'acqua e con i pasti tipici fiorentini. Quindi i tifosi dall'estero non vedono l'ora di venire a seguire le squadre del Porto. I tifosi che sono giunti a Firenze hanno rispettato la città perché hanno trovato un'accoglienza meritevole di essere ricordata. Questore, ma quando lei pensa Firenze 50 anni indietro, i suoi colleghi questori che si sono succeduti, cioè che compiti avevano, cioè che problemi avevano allora, com'è cambiato questo mondo? Ma intanto è cambiato il rapporto polizia-cittadini. 50 anni fa la polizia vegliava per la sicurezza dei cittadini. Oggi la polizia è partner del cittadino, è partner dell'operatore economico, è partner delle istituzioni e insieme c'è una sorta di complicità per favorire le migliori condizioni di sicurezza e di vivibilità. Signor Questore, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro a lei e ai suoi uomini per la tranquillità, la serenità di questa magnifica città. A te, Monica.